Il 4 ottobre di ogni anno Fornelli si ferma per ricordare la strage del 1943, quando il podestà e alcuni suoi concittadini furono uccisi per rappresaglia dall'esercito nazista. La strage avvenne proprio qui a Castelcervaro, dove c'è una cappella che ricorda quell'eccidio e dove da qualche mese c'è anche questo monumento che vedete alle mie spalle. Come sempre, Viaggio in Molise è venuto qui a Fornelli per raccogliere alcuni contributi e per tenere viva la memoria su questa bruttissima pagina della storia del nostro Molise. Ottobre 1943 è una giornata bruttissima per Fornelli, ha segnato per sempre la storia del paese. Ci fu un eccidio da parte dell'esercito nazista, furono uccisi il podestà e alcuni suoi concittadini a 73 anni di distanza. Come sempre, per non dimenticare, l'amministrazione comunale ha organizzato delle manifestazioni appunto per ricordare, per sottolineare quell'evento, per far sì che le nuove generazioni non dimentichino quanto è accaduto 73 anni fa. Sì, quest'anno ricorre il 73° anniversario della strage nazista. L'amministrazione vuole sempre che questo episodio, questo fatto cruento, rimanga sempre, la memoria di questo fatto cruento rimanga sempre nella memoria collettiva della nostra cittadinanza. È un fatto che ha segnato la storia di questo paese, quindi per questo è importante ricordare alle nuove generazioni quello che è stato. Quello che chiaramente non deve più essere attraverso le guerre. Voi chiaramente vi state muovendo su tanti fronti per ricordare questo evento e uno di questi è, diciamo, un fronte giudiziario, perché da qualche anno avete avviato praticamente un processo del tutto singolare, una richiesta di risarcimento danni alla Germania. Il processo è partito a Isernia, lo ricordiamo, al Tribunale di Isernia. Come stanno andando le cose? Allora, per quanto riguarda la causa intentata dal Comune di Fornelli contro la Repubblica Federale Tedesca, la causa sta seguendo il proprio iter giudiziario, quindi sta seguendo le varie fasi. Non è facile, sappiamo che non è facile, però abbiamo fiducia nella giustizia, sperando che possa risolversi in un parere favorevole, in una vittoria da parte del Comune di Fornelli. Effettivamente, ultimamente ci sono anche dei precedenti favorevoli. Sì, ci sono state delle sentenze di comuni che hanno già intentato causa prima di noi e hanno visto il riconoscimento di quanto chiesto e di quanto denunciato. Quindi speriamo che anche per Fornelli ci possa essere questo risultato. Chiaramente è bene precisare che questo risarcimento danni non è che andranno in tasca a qualcuno, il Comune già lo ha detto dall'inizio molto chiaramente, questi soldi verranno impiegati in un modo ben preciso. Sì, nella delibera di conferimento di incarico è già scritto a chiare lettere che qualsiasi risarcimento arriverà nelle casse del Comune sarà utilizzato per opere pubbliche in memoria dei nostri martiri. Ultima domanda, chiaramente uno dei momenti più toccanti è la cerimonia a Castelcervaro, la messa che si fa proprio sul luogo dell'eccidio. Da qualche tempo c'è una novità, un nuovo monumento. Cosa rappresenta e chi l'ha realizzato? Sì, proprio quest'anno abbiamo inaugurato questo nuovo monumento, è stato realizzato a seguito di un concorso pubblico, è stato scelto un bozzetto da parte di un artista locale, Antonio Castaldi, rappresenta tutto quello che è stato per quel fatto, rappresenta quella che è stata la violenza, quella che è stata la forte emozione che ha travolto tutta la nostra cittadinanza, ma anche la speranza che questi fatti non accadano più e che vivano sempre nella nostra memoria.
Giuseppe Castaldi è uno dei nipoti delle vittime. Quel terribile 4 ottobre del 43 non c'era, ma in famiglia immaginiamo non si parlasse d'altro sin da quando lei era bambino, e ancora oggi immaginiamo se ne parli ancora. Sicuramente, perché la nonna, che era rimasta la nonna da quell'evento quasi semiparalitica, perché sa, è un evento così traumatico, quindi in casa si viveva, diciamo, ogni giorno questo dramma, anche perché noi abitavamo vicinissimo al luogo dell'eccidio, quindi cioè, a due passi si vedeva questo monumento, che poi era stato eretto forse anche con il costo dei familiari. Avevano comprato addirittura questo pezzettino di terra i familiari di queste vittime, quindi hanno messo dell'oro per salvaguardare questo pezzettino di suolo, dove però, diciamo, per 20 giorni sono stati adagiati a terra i nostri cari. Quando sua nonna o i suoi parenti le raccontavano quei giorni della guerra, cosa le è rimasto particolarmente impresso da bambino? Insomma, cosa le faceva più paura, più impressione? Ma l'impressione, diciamo, la guerra, diciamo, a volte per i bambini sembra un evento, non lo so, come dire, sembra una fiaba per i bambini, perché io poi avevo 6-7 anni, quindi quando raccontavano queste cose. Beh, la cosa più che mi è rimasta impressa era quello che mi diceva mio papà. Mio papà diceva che suo papà, purtroppo, per gli eventi gli aveva lasciato un pezzettino di corda e un mucchietto di pietre della casa che avevano distrutta. Quindi questo è quello che mi è rimasto più impresso. Quindi, diciamo, e questo lo ricordo sicuramente fino a quando vivrò. Quindi un pezzettino di corda dove avevano impiccato suo papà e un mucchiettino di pietre della sua casa, le case, quindi, essendo un paesino rurale, quindi si poteva immaginare case rurali, però era sempre una casa. Antonio Tedeschi, capogruppo degli Alpini di Fornelli, un gruppo che chiaramente si ricorda anche a proprio modo la strage del 43. Infatti 10 anni fa avete realizzato un gagliardetto. Sì, un gagliardetto nuovo dedicato ai martiri del 43. E quest'anno abbiamo partecipato, secondo raduno sezionale, all'inaugurazione del nuovo monumento che abbiamo organizzato, il raduno qua a Fornelli. No? Lei anche non c'era chiaramente nel 43, però sicuramente in famiglia si parlava di questo episodio. Cosa era rimasto particolarmente impresso? Torniamo indietro con la memoria. Con la memoria, anche se abito un po' più lontano, non abito nella borgata, ma mi ricordo tante cose, se ne parlavo con i miei genitori, i parenti, insomma, i nonni, raccontavano sempre che... Erano morti dei parenti o degli amici lì a Castelcervale? No, parenti no. Amici di mio padre. Termina la prima parte della puntata di Viaggio in Molise dedicata all'eccidio di Fornelli del 4 ottobre del 1943. Ci salutiamo come sempre ricordandovi che questa puntata la trasmettiamo su Telemolise canale 11, su Telemolise 2 canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo sul canale 96 e a Roma e nel resto del Lazio, dove trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate sono poi disponibili anche sul nostro sito web. Vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com.